Oggi l'incontro a Londra fra Renzi e il primo ministro britannico Cameron, che ha espresso al nostro presidente del Consiglio piena sintonia e pieno sostegno per l'ambizioso piano di riforme di Matteo Renzi anche sul fronte del lavoro. Si è detto una giusta direzione quella che muove nel senso della flessibilità. Ma allora ci si interroga quali sono davvero le migliori soluzioni in Italia per riformare il sistema del lavoro. Allora, questa è una settimana decisiva. Lunedì il disegno di legge delega è approvato è approdato alla Camera e giovedì scorso il decreto del lavoro è approdato a Montecitorio. Ma mentre appunto in Italia si dibatte su questi temi, ci si chiede se sia possibile armonizzare le politiche italiane con quelle degli altri paesi europei. Ne parliamo con Andrea Scavo, ricercatore e scrittore. Buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Scavo, lei è autore di un libro da poco pubblicato che si intitola Il ratto di Europa, la battaglia globale della nuova sinistra europea, dove in qualche modo ripropone proprio questo tema. La necessità di riformare il lavoro non può che chiamare in causa l'Unione Europea nel suo insieme. Ecco, ci vuole spiegare qual è la sua proposta? Beh sì, le notizie che ascoltiamo su Renzi e i suoi contatti internazionali, gli incontri che sta avendo con le altre cancellerie d'Europa, pongono appunto come tema estremamente attuale quello che in Italia è un processo di riforma che si attende da molti anni e che sembra essere avviato. Ora, il decreto legge del governo e la legge delega sono ancora in una fase di progettazione, quindi è difficile esprimere un giudizio definitivo su questi temi, ma diciamo che la tendenza sembra essere quella di un rafforzamento della flessibilità che sì, in un paese come l'Italia è anche necessaria per certi versi. Pensiamo soprattutto alla flessibilità in entrata nel lavoro e alla necessità di sciogliere alcune, per così dire, incrostazioni tipiche del mercato del lavoro italiano. Che ma sarebbero per esempio? Beh, ad esempio le tutele che vengono riservate ai dipendenti delle aziende, delle medie e delle grandi aziende e non quelle ai dipendenti delle piccole aziende, è una certa rigidità che può sfavorire in un periodo di recessione o di crescita molto stentata come questo l'assunzione di giovani lavoratori. Ma la tendenza complessiva verso una opportuna flessibilità non deve però far togliere dalla prospettiva la necessità di creare il lavoro e da questo punto di vista nel libro cerco di offrire una soluzione alternativa che guarda sicuramente all'Europa, perché nel mercato globale di oggi nessuno tra i paesi europei singolarmente preso può intraprendere iniziative effettivamente efficaci senza in solitudine. Esattamente. Allora l'Europa per poter contare, poter esprimere una voce determinante come ha tutte le potenzialità per fare, deve parlare con una voce sola e deve soprattutto diventare un vero e proprio spazio politico. Finora l'Europa è stato un processo di integrazione soprattutto di tipo monetario, economico, sì, sì. Ma dal punto di vista politico il dibattito che nella nostra tradizione democratica avviene tra conservatori e progressisti è rimasto ai margini. Allora serve che l'Europa diventi uno spazio in cui ci sia una sinistra europea e una destra europea. La sinistra europea, se vuole, come secondo me deve, rimettere al centro i temi del lavoro, deve farlo con il linguaggio dell'era in cui viviamo, che è quella di un mercato globale. Certo. Ecco, nel concreto, che tipo di normativa si potrebbe immaginare che possa coordinare i diversi sistemi dei singoli paesi? Ci faccia un esempio di come si potrebbe sfruttare appunto un coordinamento generale fra i paesi dell'Unione Europea per creare più lavoro. Beh, paradossalmente il coordinamento in Europa per certi versi c'è già. Quello che il passo in più che l'Europa deve fare è a livello internazionale, legando la questione del lavoro alla questione del commercio. Oggi il mercato globale innesca una dinamica di competizione tra i sistemi paesi, per cui paradossalmente è premiato quel sistema normativo nazionale che permette
al capitale internazionale di avvantaggiarsi sfruttando, se si può utilizzare questo termine, maggiormente i lavoratori. Quindi pensiamo alle economie emergenti del sud-est asiatico che stanno crescendo a tassi spaventosi grazie all'attrazione di investimenti esteri. Questi investimenti sono diretti lì proprio perché ci sono normative a tutela dei lavoratori molto basse, se non addirittura inesistenti. Allora l'Europa sta perdendo questa battaglia perché non può competere su questo terreno o rinuncia a tutto quel patrimonio di wealth. Esatto. Allora come rafforzarsi, come diventare e tornare ad essere quindi appetibili? Beh, se l'Europa, e ha la forza per farlo, impone sulla scena internazionale, nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una riforma delle regole per cui il libero commercio viene garantito, le frontiere vengono aperte alle merci provenienti da quei paesi che rispettano un nucleo minimo di diritti del lavoro, ma lo stesso discorso si può fare anche sull'ambiente, allora la globalizzazione e la liberalizzazione dei commerci diventano uno strumento per il progresso sociale anche delle economie emergenti, anche dei paesi in via di sviluppo. Certo. Altrimenti saremmo costretti a continuare questa corsa al ribasso nei diritti dei lavoratori, nella tutela dell'ambiente, che non può che favorire l'Europa. Quindi l'Europa concretamente cosa deve fare? Sì. Avanzare una proposta nel contesto internazionale in cui si impone la garanzia, la tutela di un livello minimo di diritti dei lavoratori per poter accedere agli scambi globali, per poter partecipare al libero commercio internazionale, che è un fenomeno virtuoso ma che al momento, per come è regolato, non fa che appunto favorire chi rispetta meno questi diritti e penalizzare chi invece ha costruito nei secoli, attraverso lotte sindacali importanti, tutto un patrimonio di conquiste che come europei ci rende orgogliosi. Vogliamo sicuramente tutelarli e non rinunciarci. Certo. Dobbiamo far sì che sia un patrimonio condiviso in una globalizzazione dei diritti, non solo dei commerci. Sì. Senta, per ciò che riguarda ancora l'Italia, il suo libro è introdotto da una prefazione di Cesare Damiano, dove l'ex ministro in qualche modo torna a parlare anche del ruolo dei sindacati. Ecco, come vede lei oggi il ruolo dei sindacati proprio nel contesto del dibattito sul lavoro? In particolare la CGIL l'abbiamo vista in un ruolo frenante rispetto alle modifiche di cui si discute oggi. Il sindacato va ripensato? Qual è la sua opinione? Beh, il sindacato, soprattutto in Italia, ha perso parecchi treni, se vogliamo utilizzare una metafora. Basti pensare che, non vorrei sbagliarmi, ma credo che i tre sindacati principali in Italia annoverano tra i propri iscritti la maggior parte dei pensionati, cioè sono i pensionati oggi a essere tutelati dal sindacato più che i lavoratori. Sotto gli over 40 credo che abbiano tassi di sindacalizzazione veramente bassi. Irrisori. Quindi questo ha fatto sì, per forza di cose, che il sindacato tuteli i propri iscritti. Se i propri iscritti sono soprattutto pensionati o lavoratori anziani, la posizione del sindacato diventa un arroccamento sulla tutela di privilegi, di diritti che sono stati conquistati in passato, ma non riesce più a essere al passo coi tempi. Ora, sulle proposte di Renzi, alcune perplessità della CGIL mi sembrano, a dire il vero, più che legittime. Per esempio, quali? La principale che viene fuori dal decreto legge è quella dell'estensione del periodo dei contratti a termine fino a 36 mesi. Esatto, senza causale, fino a 36 mesi. E questo, considerando la possibilità di innescare un meccanismo di proroghe, se scendiamo un po' nel dettaglio, fa sì che di fatto questo periodo di 3 anni sia un periodo di prova estremamente lungo in cui il lavoratore non ha di fatto alcuna tutela, può essere non neanche licenziato ma non rinnovato da un momento all'altro. Certo. Questo ma nei fatti cambia poco rispetto al passato, Scavo. Beh, perché la Fornero aveva portato questo limite a 12 mesi. E aveva aumentato magari il periodo di stop fra un contratto e l'altro, quindi in questo modo con l'obiettivo di disincentivare il ricorso a questo tipo di contratti. La soluzione invece è stata che poi in realtà non si sono fatti più per nulla questi contratti, e quindi poi alla fine è vero che il lavoro in entrata è stato ulteriormente bloccato, inibito. Sì, ora il periodo di
distacco cosiddetto viene annullato e quindi di fatto c'è un incentivo a utilizzare questo tipo. Però anche da questo punto di vista mi sembra che ci sia una contraddizione con un intento annunciato che era quello di andare verso la formula del contratto a tempo, del contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti. In questo modo si incentiva il tempo determinato e d'altronde anche l'Europa chiedeva per esempio di avviare un meccanismo di incentivi e disincentivi fiscali in modo da incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e disincentivare quelle a tempo determinato. In questa riforma mi pare che dal punto di vista fiscale non ci sia nulla, quindi ci sono alcuni dei miglioramenti elementi che si possono fare sicuramente. Sicuramente ci sarà il percorso parlamentare sulla legge delega, tra l'altro che poi dovrebbe essere il grosso, anche perché lì ci sono le cose più forse interessanti sulla riforma degli ammortizzatori, sui servizi per il lavoro, la riforma dell'indennità di disoccupazione e soprattutto ci dovrebbero essere degli interventi di vera e propria politica industriale su alcuni settori che sono stati individuati, l'ICT, la green economy, ma siamo veramente ancora a livello degli annunci su questo, quindi ecco, in attesa di valutazione. Certo, la Camera li sta studiando, li sta valutando, perché appunto il disegno di legge delega è arrivato a Montecitorio lunedì, quindi insomma sarà un dibattito che continueremo a seguire. Esatto, poi il governo dovrà arricchire questa legge, cioè dovrà scriverla nella sua completezza e ci sarà modo di valutare. Non sarà un discorso molto rapido, Renzi ha parlato di probabilmente no, esatto. Grazie allora ad Andrea Scavo, autore del libro Il ratto di Europa, appena uscito. Le auguriamo buon lavoro. Grazie mille. Arrivederci.